area di crisi complessa. La Val Mormida risente ovviamente di un momento molto particolare, risente di una crisi ovviamente per tutto il territorio nazionale ed europeo. Questo momento dell'area di crisi complessa è decisamente importante per noi. Il taglio è un taglio molto ampio, perché si parla di una cifra di 1,5 milioni di euro per investimento. Sicuramente la Regione avrà modo di poter approfondire un suo intervento che risulterà indispensabile ed essenziale per la piccola e media industria, in linea comunque di principio di massima avrà una ricaduta importantissima sul nostro territorio per nuovi insediamenti e per ricostituire nuovamente e rilanciare nuove realtà. Oggi la piccola e media impresa in Liguria, con un'amministrazione regionale giunta quasi a metà mandato, cosa chiede al mondo politico? Di continuare così, di continuare come stanno facendo. Hanno stretto molto quello che era un divario tra la Regione, l'impresa, Confindustria e tutte le associazioni di categoria, di continuare a intervenire, a aiutare l'imprenditoria, a continuare a tenere un occhio molto aperto sulla piccola e media industria, cosa che stanno facendo e stanno costantemente rilanciando.